un duo. Che bestia. Hai mai visto un festival Reggio che ha di truppo? Non abbiamo girato parecchie minuti di rispetto. E basta. Vai a su mese in Covid guerra. Su minuti. Era cosa? Toro scatenato. Sì, per tre? No, sì. Jay Clamotta. E ora? Il piatto è servito. Allora come la cominciamo? All right now. Collo rigorosamente fuori. Partiamo, let's go. Vai, vai. The stage is mine. Dacci dentro, vai Albert. Dunque, questo qua si chiama Teatro dei Tamburi. Sono 16 anni, e quasi 17 che è aperto. È un locale nato principalmente per la musica. Ok, buonasera a tutti. Bonsoir mes amis. Albert Train Los Rain and only for you tonight. Noi ci troviamo qui per ascoltare la musica, è il nostro punto di ritrovo perché è l'unico posto, penso, nella provincia di Reggio Emilia dove si può ascoltare della buona musica. È un locale di sinistra, estrema sinistra. Noi siamo troppo sinistra, in Italia la sinistra è un po' diversa, è un po' più verso il centro. Che Guevara, non so, Zapata, i miei idoli personali, no, sono libertari come me. Io sono radicale, ho avuto radical party e quindi io li vedo molto radicali. Io ne voto radicale perché la vedo l'unica cosa di sinistra, per la gente, per il popolo. E... comunque è una città fondata sul comunismo, la maggioranza è comunista. A Reggio, tra l'altro, non so se tu lo sai, ma è una delle città più rosse che ci sia in tutta l'Italia, quindi c'è comunista, proprio nel vero senso della parola. Però c'è questa concentrazione di comunque personaggi che vedono nell'America proprio anche uno stile di vita quotidiano, che può essere appunto anche dall'abbigliamento, dal cibo, dalla musica, a tutto questo. E non è una cosa che nasce solo ora, ma è una cosa che comunque ha radici ben più profonde. Allora, penso che tra la musica rock and roll e il comunismo ci sia un collegamento stretto in questa zona in particolare, perché il comunismo è diventato molto forte negli anni 70, quando è nata la musica rock and roll, che ha portato così la gente rivoluzionaria, gli hippie che sostenevano sesso, droga, rock and roll, e quindi... È stato un bel periodo che ci ha portato questa innovazione della musica. Reggio, diciamo, storicamente parlando, è sempre stata una città, una provincia staccata dalle altre, perché comunque non ha mai fatto ducato, non è mai, all'interno, storicamente parlando, non ha mai avuto un ruolo predominante nella storia italiana. Anche se, diciamo, la bandiera italiana nasce a Reggio e quindi la sua popolazione è sempre stata una popolazione che è stata molto distaccata, perché è sempre stata un po' stata sottomessa. E sono stati i primi posti dove il bracciante è diventato una persona, prima era considerato un animale, cioè era a livello del bue che tirava l'arato e il bracciante lo spingeva, quindi erano due animali, due bestie, e
la dignità della persona è stato proprio fatto da questi scioperi, dove la gente non lavorava e hanno lasciato i raccolti nei campi. Quindi i proprietari, i latifondisti, hanno capito che per la ricchezza di tutti quanti dovevano permettere la crescita del popolo, insomma, nelle province di Parma, di Reggio, ma anche nella bassa mantovana, così. È stata proprio una questione sociale alla fine dell'Ottocento, dove gli uomini, gli operai, i braccianti, così, si sono uniti e, per crescere a loro livello sociale, hanno fatto crescere la propria gente. Gente che si è messa in discussione e in quel momento si chiamava socialismo, è diventato comunismo, però non ha niente a che fare né con l'Unione Sovietica né con quello che si può pensare delle dittature, era proprio il popolo che voleva crescere. Sinistro per me è il popolo, aiutare. Se tu vedi i prezzi che ho io li ho, con l'euro li ho abbassati, per me questo qua è la sinistra, non far pagare se ci sono i concerti, non aumentare i prezzi se ci sono i concerti. Io ho un'idea mia, che è mia personale, non voglio convincere nessuno, però cioè, quello che si chiama comunismo, quello che chiamano comunismo, che viene identificato come qualcosa tra virgolette di brutto con quello che è successo in Russia, non penso che sia legato con quello che è successo là. Il comunismo che c'era qui è una cosa differente, quello che c'è qui è accomunare le persone, condividere, ed è la stessa cosa che ho trovato quando sono andato negli Stati Uniti, in Texas, a Austin. Tra virgolette posso dire che sono comunisti loro, tanto come siamo comunisti noi, perché condividono lo stare insieme, la compagnia, la buona musica, l'amicizia. Se hai dei guai, hai degli amici che ti aiutano, cercano di tirarti fuori dai guai. Questo è condividere, questo tra virgolette è politica.